Salve e ben ritrovati con l'informazione del TG Blu. In apertura la conferenza Stato-Regioni, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha portato tra le discussioni da discutere il caporalato e i ghetti. Diversi gli argomenti portati dal presidente Michele Emiliano ai tavoli della conferenza Stato-Regione, dalla salute all'immigrazione, con un focus sulla questione ghetti in Puglia. Al tavolo con il ministro della salute Lorenzin è stato analizzato il tema delle vaccinazioni e il passo che la Regione Puglia sta compiendo, soprattutto per prevenire la meningite, e quindi il piano appena lanciato per le vaccinazioni contro il meningococco di tipo B. Invece, in un confronto con il ministro dell'Interno Minniti, è stato portato avanti il tema dell'immigrazione e le criticità che colpiscono anche e soprattutto la Capitanata. Il presidente Michele Emiliano ha evidenziato il fenomeno del caporalato e l'esistenza dei ghetti. Gli ho chiesto sostegno per porre fine alla presenza di organizzazioni criminali, probabilmente di natura mafiosa, che creano il racket del lavoro in agricoltura in Puglia. Sono 20 anni che questa cosa viene sopportata dal Ministero degli Interni. Io sono stato il primo presidente di regione della Puglia a denunciare la esistenza di questi luoghi e ho preteso che questi vengano, diciamo così, riportati sotto la legislazione italiana. Quindi ho chiesto che si cominci un tavolo di lavoro permanente tra regioni e governo per la gestione dei fenomeni migratori, per trasformarli in un'opportunità e non solo considerandoli una minaccia. Restiamo in regione perché sulla questione treni, ovvero la richiesta del sindaco di Bari De Caro di dedicare un unico treno che colleghi Bari a Roma, sopprimendo così le fermate intermedie tra cui Foggia, è intervenuto anche l'assessore regionale piemontese, il quale in un colloquio telefonico avuto con il sindaco De Caro ha spiegato che ogni piano di potenziamento dei servizi di trasporto ferroviario deve includere tutta la Puglia da sud a nord. La stazione di Foggia in piazza Vittorio Veneto, commenta l'assessore, deve continuare a essere il nodo di accesso per le linee veloci lungo l'Adriatico e il Tirreno. Ogni scelta diversa sarebbe semplicemente ingiusta e ingiustificata da ogni punto di vista, anzitutto da quello della piena coesione territoriale che deve vedere impegnati tutti gli amministratori pugliesi. Ed è massima allerta per il Fortore perché, anche se al momento comunque la situazione è sotto controllo, allagate solamente alcune campagne della foce del fiume. Fiume Fortore sotto osservazione da parte della Prefettura di Foggia e della Protezione Civile della Regione Puglia, che hanno emanato un'elevata criticità per rischio idraulico diffuso sul basso Fortore per il transito di portate significative lungo l'asta del fiume per il deflusso dalla diga di Occhito. Sull'argomento il prefetto di Foggia Maria Terone ha convocato il Comitato Operativo Viabilità. La Prefettura intanto sta attentamente monitorando la situazione con una costante informazione con gli enti proprietari delle strade e dei corsi d'acqua, con Rete Ferroviaria Italiana, con la sezione protezione civile e la sala polifunzionale della Regione Puglia e con il consorzio di bonifica della Capitanata. Sensibilizzati anche i vigili del fuoco Enel. I sindaci e gli organi tecnici, spiegano dalla prefettura, stanno monitorando incessantemente le strutture di propria competenza con personale e squadre presenti nei punti in cui le arterie stradali si intersecano con i corsi d'acqua che affluiscono al fiume Fortore. Attenta vigilanza è stata garantita anche dalle forze di polizia con particolare riferimento alle aree interessate. Al momento, come detto, la situazione è sotto controllo, strada e ferrovia sono regolarmente percorribili. Qualche allagamento è stato registrato solo nelle campagne della zona della foce del Fortore. E ancora gli istituti scolastici sono nel mirino di ladri e vandali. Ieri sera l'ennesimo raid in una scuola di Foggia, una situazione che sta diventando una vera e propria emergenza. Ancora istituti scolastici di Foggia nel mirino di ladri e vandali. È accaduto la scorsa notte ai danni dell'istituto Vittorino da Feltre in via Monsignor Farina a Foggia. Ignoti hanno prima forzato la porta d'ingresso, poi danneggiato le porte antipanico ed infine portato via alimenti dai distributori automatici di bevande e merendine. Ad accorgersi del furto sono stati dipendenti all'apertura dell'istituto scolastico. Nella notte, tra sabato e domenica scorsa, invece, ignoti sono entrati all'interno dell'istituto Notarangelo in via Napoli. Hanno preso di mira l'aula destinata alle attività di chimica e fisica, portando via computer e altro materiale per un valore ancora da quantificare. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.
polizia che ha avviato le indagini. Una situazione che sta diventando un'emergenza e che è vissuta come un incubo per larga parte di genitori e studenti. Una situazione figlia del disagio giovanile, ma molto probabilmente anche di un certo lassismo delle istituzioni nel prendere adeguate misure preventive. L'aspetto negativo della vicenda non è solo ascrivibile al danno economico che grava sui già esigui bilanci, quanto anche all'immagine che ricade su un'intera città, visto che le scuole rappresentano il simbolo della cultura e della formazione di una intera comunità. Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere ieri notte davanti all'ingresso di una macelleria in via Matteo Dagnone a San Severo. La bomba ha distrutto parte della saracinesca e i vetri della vetrata. Sull'accaduto indaga la polizia, a cui il titolare ha riferito di non avere mai ricevuto minacce o richieste estorsive. E ieri sera, sempre a San Severo, c'è stata una rapina ad una rivendita di tabacchi in corso Di Vittorio. Poco prima dell'orario di chiusura, due persone con il volto coperto da un passamontagna, armate di coltello e pistola, hanno fatto irruzione nella rivendita di tabacchi facendosi consegnare quanto contenuto nelle casse. Il bottino è ancora da quantificare. Anche qui ad indagare sono gli agenti del commissariato di polizia. Una situazione, quella del dilagare di rapine e attentati estorsivi, che sta diventando una vera e propria emergenza a San Severo. E parliamo di un accordo siglato tra prefettura e gestori delle discoteche, quindi rafforzare i controlli. Un protocollo d'intesa tra la prefettura e l'organizzazione di categoria dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo è stato sottoscritto questa mattina a Foggia. Si tratta di un documento che dà attuazione a livello locale all'accordo quadro nazionale siglato nel giugno dello scorso anno dal Ministero dell'Interno e dai rappresentanti nazionali delle organizzazioni di settore. La sottoscrizione del documento rientra tra le iniziative adottate dalla Prefettura del Capoluogo per favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, soprattutto tra i giovani che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico intrattenimento, con il coinvolgimento diretto degli imprenditori del settore che collaboreranno con le forze dell'ordine per prevenire situazioni di illegalità e comportamenti violenti all'interno o in prossimità dei locali. Il protocollo prevede una serie di impegni sia da parte dei gestori che da parte della prefettura e delle forze dell'ordine. I primi si doteranno di personale di sicurezza autorizzato e provvederanno all'installazione di apparecchiature per la videosorveglianza. Le istituzioni daranno invece battaglia all'organizzazione illegale di intrattenimento e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati, con il rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio. Ritorniamo sulla cronaca. Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Foggia con l'accusa di rapina. Avrebbero messo a segno la rapina al supermercato Sigma. Sono stati arrestati poco dopo il colpo dal gruppo Falchi della squadra mobile di Foggia. Si tratta dei cugini Rocco De Rosa, di 31 e 27 anni, e di Leonardo Faleo, di 20 anni, tutti e tre già noti alle forze dell'ordine. I tre sono accusati di aver messo a segno la rapina al supermercato Sigma in via De Prospero. Venerdì scorso i due cugini De Rosa sono entrati nel supermercato e, dopo aver minacciato un dipendente con una pistola, poi scoperta essere una similarma, hanno portato via il registratore di cassa, contenente 815 euro. Poi la fuga a bordo di una Fiat Panda con alla guida il complice, auto risultata rubata lo stesso giorno della rapina. Durante la fuga i due si sarebbero disfatti dei passamontagna, del cassetto dei soldi, tutto recuperato dal gruppo Falchi, che li ha bloccati nell'immediatezza dopo un inseguimento quando i tre sono scesi dall'auto e sono fuggiti in direzioni diverse. I due cugini sono stati rintracciati poco dopo, il complice Faleo qualche ora più tardi nella sua abitazione. La pistola è stata recuperata in una via vicino proprio all'abitazione di quest'ultimo, che l'aveva abbandonata durante la fuga. Andiamo sui Monti Dauni a Candela, perché il comune ha posizionato delle fototrappole per contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti. Contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti, questo è l'intento del progetto pilota avviato a Candela per il posizionamento di fototrappole. Il comune ha deciso, dopo un susseguirsi di spiacevoli eventi, di acquistare e posizionare dei dispositivi mobili in grado di raccogliere video e foto, immortalando così i trasgressori ambientali. Infatti l'obiettivo è quello di punire chi abbandona illecitamente i rifiuti o mancano nella raccolta di deiezioni canine. I quattro dispositivi saranno posizionati a
a rotazione in diversi punti della città, luoghi già soggetti di abbandono. Non possiamo abbassare la guardia sul fronte della tutela dell'ambiente e del paesaggio, dichiara il primo cittadino Nicola Gatta, il quale spiega che il costo delle fototrappole non è stato eccessivo e che grazie ad esse sarà possibile mantenere il decoro urbano e la tutela dell'ambiente per evitare sia l'inquinamento e di conseguenza anche un aumento dei costi. Ed è cena solidale a Sornarella, perché il prossimo sabato si terrà appunto una cena solidale, quale ricavato sarà devoluto ai paesi che nei giorni scorsi sono stati colpiti dai tragici avvenimenti di terremoto e neve. Così come è già stato fatto lo scorso anno per Amatrice, i giovani del paese di Sornarella raccoglieranno i fondi probabilmente da donare a Farindola, il paese della tragedia del Rigopiano. E ritorniamo a Foggia, perché continuano le iniziative per la giornata della memoria al Teatro Umberto Giordano. Si terranno degli incontri e oggi si è tenuto un incontro con le classi medie e superiori. Il servizio non è pronto, andiamo avanti. Con il calcio, e Rino Palmieri ci fa un po' il punto della situazione del Foggia Calcio con la presentazione ufficiale di Giuseppe Figliomeni. Il presidente Lucio Fares e il consigliere Nicola Curci in rappresentanza della proprietà e il DS Beppe Di Bari hanno presentato ieri ufficialmente l'ultimo acquisto in ordine temporale del Foggia, Giuseppe Figliomeni. Eccolo. Ma io ho sempre fatto il difensore centrale, sia giocando a 4 che a tre. Il terzino l'ho fatto da ragazzino, non lo faccio da tanti anni, quindi il mio ruolo ideale è quello di centrale difensivo, che sia a 4 come giochiamo qui o se sia a 3 se si deve cambiare in corso. Poi sulle sue condizioni fisiche. L'aspetto fisico sono a un buon punto, è vero che bisogna capire alla svelta il gioco che vuole fare il mister, perché arrivo in una squadra dove ci sono determinati meccanismi e dove ho potuto notare in questi giorni che c'è davvero tanto entusiasmo, si gioca bene a calcio. Quindi sulle poche presenze accumulate negli ultimi 2 anni tra Latina e Trapani. Ho avuto prima un problema muscolare, dopo come conseguenza, siccome caricavo da sull'altra gamba, mi è venuta una tendinite al rotuleo e purtroppo ho provato a fare delle terapie, delle cure, però mi hanno fatto perdere solo del tempo e si è dovuto arrivare poi a fare un intervento di pulizia che, se l'avessi fatto prima, sicuramente avrei recuperato tempo e avrei giocato molto di più. Infine, il suo insegnamento per vincere. Si vince col gruppo. Non si vince con i nomi, perché la verità è che uno può comprare pure 20 calciatori di Serie A e non è detto che viene Lega Pro e vince. Si vince con l'atteggiamento giusto, con i giocatori giusti, che penso ci siano qui, perché a vedere la squadra allenarsi mi fa ben sperare. Ritorniamo sulla giornata della memoria. Il Teatro Umberto Giordano di Foggia ha ospitato le classi medie e superiori su un workshop proprio dedicato alla Shoah. Per non dimenticare e tramandare la memoria storica del eccidio di 6 milioni di ebrei, il Teatro Giordano di Foggia ha ospitato un workshop dedicato agli studenti delle scuole cittadine. Durante l'incontro, grazie anche a supporti multimediali e testimonianze dirette, si è parlato di memoria e diritti umani. L'obiettivo è fornire una comprensione della Shoah raccontando il contesto storico nel quale nacque, a partire dalla tradizione antiebraica europea, conoscere le motivazioni che hanno portato alla discriminazione degli ebrei, ai quali nel tempo vennero imposte numerose restrizioni, la nascita dei ghetti, le leggi razziali, la deportazione. Un progetto che però non intende far conoscere unicamente il dramma legato alla Shoah, ma anche le bellissime storie di umanità che da quella incredibile cattiveria dell'uomo vennero fuori, e lo fa attraverso la proiezione del film documentario Rinascere in Puglia. Noi stiamo cercando, tramite questo documentario, tramite gli invitati, di cercare di guardare anche quegli aspetti positivi, quei risvolti che ci sono stati
con gli episodi che hanno mostrato l'umanità, la parte altruistica, il lato altruistico dell'essere umano di fronte alla tragedia che è successa. Quindi questo, stiamo riscontrando un buon successo da questo punto di vista. Non stiamo raccontando solo le tragedie che pure ci sono state, ma stiamo puntando sulla voglia di rinascere. Vi ricordo l'appuntamento dopo il TG con l'altra campana, lo spazio di approfondimento curato da Alessandra Benvenuto, l'ospite in studio oggi è l'editore milanese Antonio Riccardi. Bene, non ci sono altre notizie, il TG Blu termina qui, grazie per averci seguito e arrivederci.